Ciao, benvenuta alla lezione di stretch and detox. Ci servono un po' di cose. Una pallina da tennis, va bene anche la sticky ball se hai la pallina con le punte. Ti serve il foam roll, ti serve, vabbè, l'acqua immancabile, una fascia elastica, una sedia e un cuscino piuttosto spesso. Quindi, ricapitolando, cuscino spesso, fascia, la sedia che comunque è a portata di mano, immagino, un foam roll, la pallina e l'acqua. E quindi iniziamo proprio dall'acqua con un sorso. Partiremo in piedi, per ultimo ci servirà la sedia, quindi tenetela per il momento da parte se avete anche voi spazi un po' ristretti. Iniziamo con un riscaldamento, diciamo, molto tranquillo, dedicato alle nostre articolazioni. Molto bene. Trova una posizione comoda con le gambe divaricate, allungati in alto con la colonna, tieni un attimo chiusi gli occhi e dai un check mentale, fai un po' una foto di come ti senti, diciamo. Anche a livello di respirazione, mentalmente, come ti percepisci. Oh, voilà, un bel sospiro è già arrivato a scaricare un po' la tensione. Infatti l'obiettivo anche di questa lezione è proprio il rilassamento, perché il rilassamento induce un rilassamento muscolare, quindi avremo un beneficio anche a livello della muscolatura, così come quando rilassiamo la muscolatura, rilassiamo anche un po' la parte mentale. Sono due cose, diciamo, che vanno un po' una aiuta all'altra, no? Adesso, mentre rimani connessa con la tua colonna, con la tua postura, iniziamo a sciogliere le vertebre cervicali con delle semplici rotazioni del capo a destra e a sinistra. Mentre esegui questo semplice movimento, pensa alla distensione della colonna, un po' come se venissero tirate le estremità, ovvero il coccige e la nuca. Dai lunghezza alla colonna, dai sostegno. Ossigenati bene. Rilassati. E quindi passiamo a delle rotazioni del capo. Ne facciamo due lente in un senso e due lente nell'altro senso. Uno. Lascia la respirazione naturale, continua, profonda. E due. Due volte dall'altra parte. Molto bene. Quindi iniziamo a elevare le spalle verso le orecchie e le lasciamo cadere giù. Inspiro, sollevo e lascio cadere giù. Un'altra volta, sollevo e lascio cadere giù. Molto bene. Disegna tre ampi cerchi con le spalle, ampi e lenti. Vai ad esplorare bene tutte le possibilità articolari delle tue spalle. Due, attenzione che quando muovi le spalle la schiena resta ferma, non devi muovere in un senso o nell'altro la schiena, muovi unicamente le spalle. L'altro giro, fai proprio focus sull'ampiezza, sulla esplorazione proprio di tutti gli angoli possibili di questo movimento. La stessa cosa faremo con le mani alle spalle, con i gomiti disegna i cerchi più grandi che puoi. Uno. Due e tre. Faremo l'altro giro. Uno, due e tre. Con tutte e due le braccia. Uno, due, tre. L'altro giro. Uno, due. Tre, lascio cadere le braccia e le scrollo come se avessi dell'acqua proprio da togliere dalle braccia, dalle dita. Quindi, elevo di poco le spalle verso le orecchie e fuori l'aria invece mi allungo bene, come se volessi toccare i malleoli o il pavimento con la punta delle dita. Sollevo di poco, allungo di molto. Sollevo di poco, allungo di molto.
sollevo di poco. Quando allungo, quindi giù le braccia, in contrapposizione allungo il collo in su, dalla nuca. Senti ancora più enfatizzato il concetto dell'auto allungamento della colonna. Molto bene. Ora immagina che le braccia siano come dei cacciaviti e andiamo a sciogliere l'intra ed extra rotazione delle braccia. Ossigeniamo il movimento, l'articolazione che stiamo muovendo. Lasciamo che l'effetto meccanico agisca proprio sulle sinoviali per produrre bene liquido sinoviale che va in un certo senso a nutrire, cioè senza un certo senso, va a nutrire le articolazioni, soprattutto le cartilagini, e va anche a ripulire lo spazio proprio capsulare, il liquido della capsula. Una parte di cellule sono deputate a produrre liquido sinoviale che va a nutrire, una parte invece a, diciamo, adesso nel liquido sinoviale ci sono queste particelle che producono alcune sostanze che vanno a nutrire la cartilagine e l'articolazione stessa e altre che la vanno invece a ripulire. Il movimento, proprio lo sfregamento meccanico, il movimento è uno stimolo per la produzione e la secrezione, insomma, di queste sostanze affinché avvenga quella che è la naturale fisiologia delle articolazioni. Quindi tu immagina quanto male ci fa rimanere sempre fermi e non dare la dose, il minutaggio, diciamo, sufficiente alle articolazioni e al corpo per rinnovarsi e per stare bene. Detto ciò, ci estendiamo con le braccia in alto con un bel respiro e fuori. Fai focus, oltre che sull'estensione, anche sull'espansione proprio delle costole. Prendi grande, grande, grande il tuo respiro e fuori l'aria giù. Ancora uno. Su, 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 su. E giù. Adesso riavvicino di poco i piedi, posiziona le mani alla base della schiena, estenditi all'indietro senza però prima dimenticarsi di elevare la colonna. Quindi elevo la colonna di qualche centimetro, mantengo l'elevazione, mi estendo all'indietro e ritorno. E quindi mi tuffo in avanti con le mani, seguo la linea delle gambe e quindi lascio pendoloni, busto, collo, spalle, braccia, testa. Per risalire faccio con molta calma, prima piego le ginocchia, poi ci appoggio le mani sopra e con la forza delle braccia attivo la risalita lenta e controllata. Quindi divarico nuovamente le gambe, una mano, anzi tutte e due le mani ai fianchi, partiamo dal bacino e poi continuiamo con il tronco, spingiamo il bacino a destra e a sinistra senza dimenticarsi l'allungo della colonna. Molto bene. Facciamo subito anche gli ampi movimenti circolari del bacino attorno all'area dei piedi, sopra l'area dei piedi. Due. Vai anche qui ad esplorare bene, lentamente, tutte le possibilità. E quindi impostiamo l'altro giro. Tre ampi cerchi anche di qua. Uno. Due. Cric croc. E tre. Molto bene. Riprendiamo quindi il lavoro sul busto allungandoci da un lato, ma poi in realtà dal lato opposto. Mi tiro bene e risalgo dall'altra parte, mi allungo, fletto lateralmente, ma mantengo ben aperta l'area del petto e delle spalle e ritorno. Ancora. Fletto e torno. Ancora. Mi allungo, fletto e ritorno. Adesso avvicino di poco i piedi e lascio andare con questo movimento che dovresti già conoscerlo, abbiamo già fatto anche in occasione di altri riscaldamenti. Gambe ferme, bacino fermo piantato, è solo la parte alta del torso che ruota. Le braccia le lasciamo proprio tipo alghi in preda alla loro corrente, in questo caso in preda ai movimenti del twist della colonna. Lasciale proprio libere, c'è anche il momento in cui qua volano proprio e l'energia centripeta è come se alleggerisse poi la cavità articolare a livello scapolo-omerale.
Molto bene. Insistiamo un pochino sul twist, unendo le gambe, unendo le braccia in avanti, gambe piegate. Apro bene in fuori, torno e cambio. Apro, non è un molleggio, Devo portare e aprire il più possibile. Quando sono qui, controllo che il mio bacino sia avanti, le ginocchia siano avanti pari, come se mi tirassero le braccia nelle due direzioni opposte. Come a sviluppare ancora di più il nostro twist. Ancora uno. E quindi lascio andare. Molto bene. Soffermiamoci ancora un po' sulle anche, portando il peso sulla gamba destra e facendo il movimento circolare sopra il piede destro, senza dimenticare che il bacino sia, la schiena si allunga verso l'alto in modo da essere appoggiata leggera sul bacino. Faccio l'altro giro. Molto bene. E voilà, faremo l'altro gamba, l'altro lato, peso sulla gamba sinistra, leggera la schiena che allunga in alto. Voilà, e quindi reverse. Eccoci qua, fantastico, molto bene. Ora per le ginocchia le sollecitiamo convergendo e divergendo, convergo, divergo, convergo, divergo, convergo, circonduzioni. Uno, pensa di far fare le ginocchia dei cerchi sopra l'area dei piedi, piccoli, né? Uno, due, tre, quattro, cinque. Inverto il giro, uno, due, tre, 4, 5, molto bene. Riavvicino un po' le gambe senza definitivamente unirle, sporto il peso all'esterno e all'interno, esterno, interno, esterno, interno, esterno e stop. Alzo tutte le dita dei piedi, sento emergere il contatto osseo dei piedi a terra, faccio mente locale in modo che ci sia una buona distribuzione del peso e quindi alzo e abbasso tutte le dita dei piedi. Quindi lascio le dita giù come 10 ventose ancorate al terreno, le spingo nel terreno per elevare il più possibile i talloni. 2, arriviamo a 5, 3, 4. E 5. Molto, molto, molto bene. Ora passiamo alla parte dedicata al mio fasciale. Per questo abbiamo preso la pallina e il foam roll. Pallina. Partiamo con la pallina sotto al piede. Immancabile massaggio plantare, sempre efficacissimo, anche fatto a sé stante. Massaggiamo, come sai, prima testiamo la condizione, nel senso come sta. Senza peso, vedi che rullo avanti e indietro. Poi, se questo è assolutamente sostenibile e è anche piacevole, ci porto un po' di peso sopra. Vado proprio a premere un po'. Mi ossigeno bene. Rilassa bene le braccia e le spalle. Lascia proprio andare anche con dei sospiri. Lascia le tensioni scendere a terra, falle fluire attraverso il corpo. Molto bene. Quindi dall'altra parte, lento prima, nel senso più che lento, superficiale prima, senza il trasferimento, diciamo, del peso. Così, anche l'equilibrio. E quindi anche da questa parte provo a portare un po' di peso in più. Rimaniamo proprio sul tendine centrale, sciogliamo la pianta per bene. Cominciamo dal basso a intercettare bene la fascia, anche ossigenandoci bene. Andiamo poi a lavorare il resto, le diciamo principalmente le gambe, in parte il dorso con il foam roll, proprio per lavorare le fasce muscolari, quindi con il riscaldamento abbiamo trattato le articolazioni,
con questa fase lavoriamo la parte fasciale e poi lavoreremo di più la parte muscolare, poi ce la godiamo, ci rilassiamo con la detox finale, l'automassaggio. Prova a notare se c'è differenza tra un piede e l'altro, ad esempio qua sul sinistro lo sento un po' di più. Ok, detto questo, vai a prendere il foam roll. Se proprio non hai il foam roll, tieni la pallina a portata di mano. Io ti avevo già fatto l'invito di acquistare un foam roll perché veramente, ragazzi, è un... Scusate i cambi video scattosi. È veramente un toccasana davvero, davvero, davvero per le nostre fasce. Ma non solo, proprio anche l'efficacia dello stretching aumenta quando vengono trattate sia i tessuti connettivi sia i tessuti muscolari. Allora, abbiamo trattato la pianta del piede. Siamo adesso al tendine d'Achille e al polpaccio. Allora, posiziona il foam roll sotto al tendine e comincia a massaggiare la parte tendinea, più o meno è dalla caviglia, diciamo, fino al passaggio tendine-muscolo. Ecco, se proprio non hai il foam roll, allora con un bastoncino è veramente difficile, ok? Potresti recuperare la pallina di prima e fare la stessa cosa, però chiaramente la base è un po' più piccola, quindi avrai un po' più di difficoltà. Cerca di procurarlo, un spugnoso di media densità. Poi col tempo potresti prendere quello con... Va bene la media perché è già tosto così. Risali un po' a livello proprio del ventre muscolare e qui dobbiamo cominciare a sostenere il peso del corpo con le braccia. Piccola spiega per le braccia. Non ci dobbiamo sollevare e rimanere insaccati con il resto del corpo, ok? Ma trovare una buona posizione delle mani, delle braccia, respingere bene il suolo dai palmi delle mani e quindi lavorare andando anche un po' in intra ed extra rotazione con la gamba per lavorare sia longitudinalmente che trasversalmente sia la fascia sia indiscutibilmente anche i muscoli. Mi ossigeno profondamente. E voilà, cambio, facciamo prima l'altra gamba, così nel frattempo si rilassano i polsi che si devono ovviamente allenare per questo tipo di lavoro e di sostegno. Allora, abbiamo detto come dall'altra parte, massaggiamo prima seduti normalmente a terra, così i polsi si rilassano, la parte tendinea dalla caviglia all'attaccatura del tendine stesso con la parte muscolare. Mi raccomando, ossigenati bene e fai anche qui dei movimenti di intra ed extra per aggiungere alla direzione longitudinale anche un effetto di massaggio trasverso per le fibre. Aggiungi una buona quantità di ossigeno respirando profondamente. Fantastico. Fai risalire il foam roll sotto la linea del polpaccetto, la parte più carnosa, quindi come dall'altra parte, intraruoto, extraruoto l'arto, mi ossigeno bene, respingo con forza il suolo dalle braccia in modo che le spalle siano in una buona postura. Molto bene e quindi rilassiamo un pochino i polsi. Spostiamo il foam roll sotto il centro dell'altra coscia, quindi sto tornando alla prima gamba,
Mettiamo nuovamente le mani dietro, stacco da terra il piede e vado a trattare la parte sotto alla coscia, non sotto al cavo popliteo perché darebbe noia. Prova a immaginare di dividere la coscia a metà, quindi la prima parte, ok? In modo da fare anche dei piccoli movimenti di roll. Mi ossigeno bene, anche qui posso incidere con un intra e un'extra rotazione dell'arto. Molto bene, ci fermiamo, completiamo il lavoro per la seconda metà della coscia. E quindi intraruoto ed extraruoto anche qui. Fantastico. Non è esente da ai ai ai, mi fa male, tanto sgrava un po' i polsi e facciamo l'altro lato. Anche qui, come quando lavoriamo la pianta del piede, la sensazione di il male che mi fa bene, cioè senti l'effetto, l'efficacia un po' attraverso una sensazione di un certo male, deve essere tollerabile, d'accordo? Perché altrimenti davvero rischiamo di danneggiare le fibre. Vai, la prima parte sotto la coscia dell'altra gamba. Ricordati di fare intra ed extra. Evita il cavo popliteo, stai dal ginocchio al metacoscia. Profondi respiri e quindi giù. Sciolgo un attimino i polsi e posiziono, sto proprio quasi in prossimità del gluteo, il roll, e trattiamo l'altra parte della coscia. Anche qui intra ed extra, l'arto inferiore, l'intrarotazione ovviamente parte dall'anca, poi la visualizzi a livello di ginocchio e piede, ma ovvio che il movimento motore nasce dall'anca. Fantastico. Sciolgo un attimino i polsi ed è arrivato il momento di trattare i glutei. Allora, posiziono il roll qui davanti a entrambe i glutei, mi sollevo, lo scavalco e appoggio per il momento l'osso sacro su. Le mani si possono appoggiare con i pugni o a palmi aperti. Trattiamo inizialmente il sacro, rullando avanti e indietro. Può essere molto piacevole anche questo. Intanto testiamo già un po'. Prova a spostarti. Allora, un conto quando stai centrato, giusto? Senti il passaggio del roll sul sacro. Sbilanciati a destra. Dovresti sentire di più la sacroiliaca a destra, il passaggio fra il sacro e il gluteo destro. E quindi, per par condicio, dall'altra parte. Mi ossigeno bene. Torno verso il lato destro e questa volta mi giro molto di più perché devo stare proprio sulla natica destra, ok? Posso stendere un po' la gamba destra in avanti per offrire maggiore superficie. Mi ossigeno bene. Voilà. E quindi dall'altra parte mi giro sul lato sinistro. Come vedi, la gamba di sotto, la sinistra, viene un po' distesa in avanti, così da favorire e intercettare più in profondità il ventre muscolare.
Molto, molto, molto bene. Voilà. Oltrepasso il roll per posizionare il roll stesso sotto all'area dorsale. Qui è importante che se avete i capelli lunghi li dovete legare o tenere in mano, altrimenti vi fate proprio lo scalpo. Posiziona il roll a metà circa dell'area dorsale, appena appena sotto alle scapole. Con le mani sostieni testa e collo e capelli, alzi da terra il bacino e quindi spingo con le gambe e ritorno per provocare il roll sull'area unicamente dorsale, scapolare, ma non quella lombare, mi raccomando, solo dove hai le costole per capirsi. Una volta fatta amicizia con questa rullata, puoi alzare un po' il bacino e abbassare un po' la testa per andare a trattare bene anche la parte scapolare. Che meraviglia! Io amo questa parte del massaggio. Ameremo un po' di meno la parte destinata al quadricipite. Ci mettiamo in quadrupedia, avanti la gamba destra, dietro la sinistra e posiziona il roll sotto alla coscia sinistra, solo in prossimità della rotula, non devi intercettare la rotula. Come vedi, l'altra gamba è avanti, piegata e fuori, in modo da poter arrivare a terra e ad appoggiare i gomiti. Intra ed extra ruota l'arto, per andare a trattare per bene. Ah, si sente, lo so. Il quadricipite. Sposteremo un po' più su nella parte quasi, diciamo, centrale della coscia e con dei piccoli movimenti di rullaggio trattiamo la parte centrale. Esploro un pochino questo movimento di intrarotazione, abbastanza naturale, non è che il corpo ne permetta tanti di più. Quando vado in avanti è quasi naturale intrarotare l'arto e massacrare il vasto mediale, la parte più laterale del quadricipite. Quindi cambiamo elegantemente gamba. Io mi giro di qua, ho la gamba sinistra avanti, la destra arretrata, posiziono sotto il ginocchio destro, raggiungo terra con i gomiti, adatto la posizione dell'altra gamba mettendola piegata bene fuori, e tratto prima il quadricipite in prossimità della rotula. Intraruoto, extraruoto, fai attenzione, monitora la sensazione. Molto bene, spostiamo un filino più su e quindi trattiamo anche qui la parte più alta della coscia. Mi ossigeno bene. Fantastico. Voilà. Togliamo il roll. Ci mettiamo in piedi un attimo. Fallo lentamente. Io lo farò più velocemente di te perché voglio spostare il computer un attimo. Alimentarlo, non si sa mai che quando scatta la batteria fa tutto. Prendiamo inizialmente la fascetta. Molto bene. E ci prepariamo con la fascia sotto ai piedi. L'apro bene qua. A una larghezza delle anche più o meno. E fai in modo che siano pari, quindi devi proprio stare centrato, centrata. Prendo le estremità e raddrizzo la postura. Lascio che la fascia tiri verso il basso le mie braccia. Quello che prima facevamo in autonomia, fai quando ti dicevo abbassa le scapole, tira le braccia in giù. Qui ci lasciamo piacevolmente tirare le braccia. Se non senti tirare, vai più giù con la presa. E sentirai uno stretch maggiore.
La cosa importante è che a livello di postura è vero che la fascia ci tira in giù, ma non deve comprimere il resto della schiena. Dobbiamo mantenere una bella reazione di autoallungamento nella colonna. Lasciamo i tempi che, cioè il tempo che diciamo la muscolatura venga allungata a livello di trapezio e la agevoliamo con delle lente piacevoli rotazioni del capo a destra e a sinistra. Quando non percepisco più lo stretch a livello dei trapezi, mi fermo con calma, mi piego sulle gambe e vado a prendere la fascia un pochino più giù. Torno a sentire lo stretch, l'allungamento e quindi la rotazione lenta, fluida, piacevole della testa a destra e a sinistra. Molto bello, fantastico. Ora mi piego, lascio piano la fascia e la lasciamo a terra. Ci dedichiamo ora a una parte di stretching abbastanza globale in riferimento allo stretching dei meridiani. Da una parte andiamo a tirare le principali linee energetiche, però sotto le linee energetiche abbiamo un sacco di catene muscolari. Quindi prendiamo questo cofanetto di esercizi per distendere la parte, proprio per interferire sulla parte sia energetica sia muscolare. Quindi abbiamo trattato le articolazioni, le fasce connettivali ed ora la parte muscolare. Ti prepari con le mani alla base dei glutei. Questo primo esercizio è sia un esercizio sia un test, perché lo dovremmo fare anche alla fine di questa porzione di lezione, di questi esercizi. Allungati in alto, estenditi all'indietro, pensa di formare un ampio arco con tutto il tuo corpo, dai piedi alla sommità della testa. Valuta quanto ti estendi, così poi quando lo rifaremo potrai testare. Torna in asse e quindi scendi in avanti con la testa, con le spalle, scendi, le mani seguono la linea posteriore delle gambe e ti fermi quando proprio non riesci più a scendere, non forzare più di tanto, valuta quanto scendi, dove arrivano le mani sulle gambe. Piegati un po' su entrambe le ginocchia e per risalire mi usi le mani sulle ginocchia stesse e con la forza delle braccia promuovi la risalita del tronco. Per ultimo la testa. Divarico un pochino di più l'appoggio dei piedi, intreccio i pollici dietro alla schiena. Allontano le braccia dal corpo facendo una forte opposizione fra i pollici. Fai scendere il busto in avanti e le braccia e rimaniamo qualche respiro qui. Fai scendere le braccia sul tronco e quindi lentamente risali con il busto. Se senti fastidio alla schiena quando risali, mi raccomando, risali con l'aiuto delle braccia, anche in autonomia senza che io te lo dica, come abbiamo fatto prima, è presente, appoggi le mani sulle ginocchia. Cambia l'accavallamento dei pollici. Stacca le braccia dal corpo, stringi forte i pollici uno sull'altro e scendi nuovamente in avanti. Lascia che le braccia scendano, a peso morto il busto, le spalle, la testa, le braccia. Qualche respiro. Quindi come prima cosa avvicina le braccia al corpo, se serve metti le mani sulle ginocchia e risali con la forza delle braccia, ginocchia piegate ovviamente. E voilà, super ultima la testa. Ora ti chiedo di metterti in ginocchio
ci mettiamo in ginocchio, ok? E come primo step, allora, questo meridiano che abbiamo fatto con i pollici intrecciati erano polmone, intestino crasso. Qui adesso agiamo su stomaco e milza. Mettiamo le mani dietro al corpo, possiamo tenere anche qui le mani aperte o le mani chiuse a pugno, ok? Inspirando, stacchi il bacino dai talloni, apri bene il petto in alto e fuori l'aria, giù, ancora. Apro bene il petto in alto, apro le anche e giù, ancora. Ancora due. Ultimo. Molto bene. Salgo. Unisco la pianta di piedi, metto le mani alle caviglie, mi allungo con la schiena in alto, inspiro e nel buttare fuori l'aria scendo in avanti. Attenzione che la discesa è dalle anche, non è m'ingobbisco. Prima tiro un po' dalle anche, quando ho esaurito la flessione a livello di schiena-bacino, allora sì che posso scendere e restiamo. Qui posso modificare un po' la posizione prendendo i piedi insieme, resto e mi rilasso. Lascia scendere bene la testa. Le spalle. Lascia che la posizione agisca. Lasciando giù il busto e la testa, mi muovi solamente le mani e le metti sopra le ginocchia e fai risalire il tronco con la forza delle braccia, premendo un po' sulle ginocchia stesse. Stendi in avanti le gambe, lasciando i piedi se riesci a martello. Se non riesci a tenere tesa la schiena, tese le gambe, fletti un pochino le gambe. Se ancora ti ritrovi ingobbita in questa posizione, puoi mettere un supporto, un cuscinetto sotto al bacino. Oppure prova a piegare un po' le ginocchia di più. Intreccio le dita delle mani, mi allungo prima potentemente in alto. Su. Faccio scendere le mani davanti al viso, davanti al petto, davanti all'addome, seguo la linea delle gambe, vado a prendere la punta dei piedi, tiro la punta dei piedi verso di me, cerco con la testa di scendere con i gomiti pure. Con le mani cammina a ritroso lungo le gambe per favorire la risalita del busto senza fatica e lentamente. Di nuovo mi allungo, su, tiro bene, e avanti, e mi rilasso giù. Cammina ritroso con le mani lungo le gambe e lo ripetiamo insieme un'ultima volta. Bene, risali piano.
Quindi ora cavalliamo, incrociamo, rimaniamo seduti, incrociamo le gambe, io ho la destra avanti, incrocio le braccia mettendo il braccio destro sopra, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, quando butto fuori l'aria, premo giù le ginocchia, scendo, anche qui come abbiamo fatto prima, esaurisco bene la flessione busto anche, busto, quindi scendo prima dal bacino e quindi adagio la schiena giù. Cerco di rimanere, di rilassarmi. Per risalire premo le mani sulle ginocchia e favorisco la risalita del busto senza stress. Cambiamo l'accavallamento delle gambe, quindi avremo la gamba sinistra incrociata avanti, il braccio sinistro incrociato sopra, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro. Fuori l'aria, premo giù le ginocchia, scendo dalle anche, mi allungo in avanti e nella parte finale rendo tonda la schiena, lascio scendere le spalle, la testa, rilassa le anche, rilassa le articolazioni, lascia che la posizione agisca. Premi sulle ginocchia le mani e quindi favorisci la risalita lenta del busto. Prepari adesso una gamba tesa fuori, una gamba flessa. Entrambi i piedi sono flex. Metto una mano al ginocchio e un braccio in alto. Inspiro e buttando fuori l'aria, premo questa mano sul ginocchio e scendo verso la gamba distesa. Mantenendo aperto il busto, le spalle, giù bene entrambi i bacini. Attenzione alla risalita, falla molto lentamente e fai precedere il tutto dal braccio. Rientra il braccio, posso aiutarmi anche proprio attaccandomi al ginocchio con la mano e molto piano. Lentamente fai risalire il tronco e la testa. Fuori l'altra gamba, flessa alla sinistra nel mio caso, entrambi i piedi sono flex, mano destra al ginocchio opposto, braccio sinistro su, inspiro e fuori l'aria, scendo. Petto aperto. Tiro bene. Mi tira di più questo lato. Faccio risalire prima il braccio, aggancio la mano al ginocchio e pian piano fai rientrare il busto e la testa. Altrettanto lentamente con fluidità mi muovo per rimettermi in piedi. Quindi fai le varie tappe, accucciata e quindi piano piano su. Ripetiamo i due esercizi iniziali di estensione e di flessione, ok? Per valutare il miglioramento. Mani alla base dei glutei, allungati in alto e stenditi all'indietro. Sono andata molto di più. Torno in asse, quindi scendo. Le mani seguono una linea centrale dietro le gambe, valuta rispetto a prima quanto scendi. Anche qui.
Anche qui risali con calma, piegami prima le ginocchia, metti le mani sulle ginocchia e con la forza delle braccia fai risalire il busto. Molto bene. Detto questo, ci prepariamo per l'ultima parte della lezione. Ci servono la sedia e il cuscino. Quindi, intanto, se anche tu ti avvicini alla fonte d'acqua. Puoi assolutamente bere un sorso d'acqua, non troppo, perché adesso ci sdraiamo. Mettiamo la sedia a ridosso all'inizio del materassino. Ok, tornerò giù con il discorso camera. E ci... Sì, inquadra... Ho fatto bene subito. No, non è andato bene subito, meglio sì, però voglio così. È dritto, sì. Odio quando c'è l'inquadratura storta. Allora, siete pronti? Siamo pronte, pronti? Ci mettiamo intanto giù. Sistemati i capelli, l'attaccatura magari se ti dà fastidio. Ulala, mettiamo prima il cuscino sotto al nostro bacino, a sostegno sia del sacro e per una piccola porzione anche del tratto lombare. Porto inizialmente le ginocchia al petto e faccio proprio questo movimento di portarle il più possibile al petto e ritorno un po' in avanti. Sento come si comporta la schiena. Quando le ginocchia sono molto al petto, la schiena prende una forma leggermente tonda. Quando vai in avanti, appoggi il sacro e la colonna prende, diciamo, tutta la sua lunghezza. Rispetto al pavimento risulta un po' inclinata. Molto bene. Ora ti chiedo di fare la stessa cosa con le gambe semi, quasi distese, le puoi tenere anche un po' flesse così. Se ti dà noia la schiena in questo movimento di round, quando avvicini le gambe al petto, lascia schiacciato l'osso sacro giù, il movimento sarà ridotto e la schiena non subirà movimenti, le vertebre ovviamente, ok? Fantastico. Ora scrolliamo le gambe, ok? Come fossero alghe. Le devo percepire come se una vibrazione attraversasse le gambe. Anche se non vedi i piedi, non importa, non ha alcuna rilevanza. Lascia i piedi rilassati, le caviglie rilassate, le gambe sono appena appena separate, diciamo quanto le anche, in una posizione definibile comoda. Molto bene. Quindi intercetta la sedia e vai ad appoggiare i piedi, aggiusta la posizione allineandoti bene, trovando un punto comodo per appoggiare i talloni. Attenzione a non rimanere inarcati in avanti, se occorre sposta di poco in avanti il cuscino, quindi che ti dà sostegno e quindi ti porta verso l'indietro. Direi nella posizione dell'idilio. Paradisiaca, piacevolissima, comoda, sto perfettamente. Sono perfettamente nella mia area comfort più totale, sia mentalmente sia fisicamente. Questo tempo è solo per me e mi serve proprio per rigenerare le mie energie più profonde. Puoi tenere chiusi gli occhi, respirare profondamente e pensare proprio che stai facendo benzina, eh? Stai nutrendo il tuo corpo nella fermezza e nella statica più totale del corpo, ma lascia che le energie circolino sia nei percorsi che abbiamo ben aperto con il
con lo stretching dei meridiani, sia perché mentalmente ci nutriamo di questo momento, di questa posizione di massimo comfort. Molto bene. Do un attimo di vita, un segnale di vita alle braccia, incrociandole. Incrocio così le braccia, gli avambracci. Impugno con le mani il cranio, la base della mandibola e del cranio. E da lì trascino in giù le braccia, generando un piacevole massaggio che deve essere molto leggero. Molto, molto, molto leggero. Cioè devi pensare con i polpastrelli di sfiorare, cioè di toccare la pelle appena sotto la pelle, non tanto di più. Quindi non indurre una pressione. È sufficiente sono sufficienti gli appoggi delle mani, i polpastrelli che vengono trascinati per generare la giusta pressione. Stiamo liberando, proprio favorendo la circolazione linfatica. Fantastico. Voilà. Ora con le mani sovrapposte sotto la clavicola destra, faccio lo stesso massaggio con la stessa pressione, cioè poco più di una carezza, da destra verso sinistra, solo da destra verso il cuore, ok? Ossigenati profondamente. E voilà. Riposo un attimino le braccia. Dopodiché con entrambe le mani, con una leggerissima carezza sull'area inguinale, faccio questo movimento dal basso verso l'alto. Non devo premere molto, a parte che qui è intuitivo perché potrebbe anche dare fastidio, vero? Quindi piano. Molto bene. L'altro lato, sempre sull'area inguinale, più o meno dal pube alla cresta iliaca. Usa la velocità, il ritmo che non ti dà noia. Molto bene. Riposo un attimo le braccia. Porta le braccia in alto ancora una volta e le vibri, le fai vibrare. Prima abbiamo fatto le gambe, ora facciamo le braccia. E voilà. Qualche respiro profondo qui. Mamma mia, che bello. Allora. Ora, se hai ancora tempo, rimani. Rimani in questo totale comfort così nutriente per il nostro corpo, per la nostra mente. Ricordati solo che per uscire da questa posizione dovrai fare dei passaggi che sono intuitivi, ma li faccio con te, di scendere prima con un piede, poi con l'altro,
Aspetta un secondo. Ogni passaggio attendi solo qualche secondo di aggiustamento. Anche adesso tolgo il cuscino. A parte che qui ci dobbiamo godere la schiena, eh? Bella rilassata, un bel respiro. Senti l'effetto sul corpo, sul respiro. Poi dovrai passare sul fianco, sono molto delicati questi passaggi, se non altro anche sai per la pressione. Quindi vado un po' di lato, indugio un po' qui. Indugio un po' qui. E quindi rimanete un po' seduti, un po' sedute. Mannaggia, non ho preparato l'acqua. Faccio un movimento un po' rapido per completare con voi la lezione, che sarà veramente appunto completata dopo aver bevuto un abbondante bicchiere d'acqua. A maggior ragione in questa lezione, anche se non abbiamo sudato tanto, abbiamo mosso i liquidi interstiziali attraverso anche la circolazione linfatica, il favorire la circolazione linfatica. Ecco perché dobbiamo dare della nuova acqua fresca al nostro corpo, perché il nostro corpo adesso penserà a farci andare magari in bagno a fare la pipì, e quindi andiamo subito a introdurre della nuova acqua fresca nel corpo. Ti invito sempre a farlo con me, così non hai l'orribile scena dell'acqua garganella con me. Io ti ringrazio, ti mando un bacio, un saluto e a presto, alla prossima lezione.